Ciao piccini cosmici e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia ai tempi della filosofia. Allora, se sentite la voce un po' strana è perché effettivamente ho una sorta di, direi di raucedine in questo momento, sono un po' afono, quindi non dovrei neanche fare, scusate, sposto la telecamera, non dovrei, scusate, tutti questi maneggiamenti, sapete che io sono molto rozzo. Non sono come tutti quelli YouTubers bravissimi che fanno tutte le cose perfette. Io tante volte faccio, insomma, punto molto sui contenuti, su quello che dico. La forma mi è un po' meno, non dico familiare, però tengo molto alla forma, anche certamente in generale, in tutto. Però vabbè, comunque se sentite la voce un po' strana, perché effettivamente sono un po' afono, raucedine. Allora, di che cosa vi voglio parlare in questo video? Ma in realtà, sapete, voglio parlarvi un pochettino non di un tema, cioè adesso c'è un discorso che sto portando avanti, che è quello degli aspetti, e questo va portato avanti, certamente. Sono lezioni che io sto facendo. Ora, il fatto delle lezioni pure c'entra con questo discorso che sto per fare ora. Cioè, voglio parlarvi un po' della figura, dell'astrologo, o perlomeno per come la concepisco io. Perché prima di tutto va detto che io la figura dell'astrologo, devo dire la verità, non è che ce l'ho tanto presente tenendo conto di tanti altri astrologi, cioè io non frequento gli altri astrologi, non li frequento nel senso che non comunico in particolare con altri astrologi e non ho relazione e neanche mi confronto né prendo spunto, niente, zero. Lo so, è una forma di egocentrismo, no. Sì, diciamo tecnicamente, ma non perché io sia presuntuoso, perché io voglia, io sono io. È una cosa così che mi viene spontanea e che non ha niente a che vedere con la presunzione. Può essere anche che gli altri astrologi siano tutti più bravi di me, ma io non me ne preoccupo. Per me l'astrologia ha un grandissimo valore, ma questo è chiaro, questo canale è basato fondamentalmente sull'astrologia e se porto avanti questo argomento, motivo ci sarà. Vorrà dire che la ritengo valida, che è utile e poi tra l'altro è anche un lavoro, che io per me è un lavoro anche l'astrologia. Quindi chiaramente ritengo l'astrologia estremamente utile. Però non, scusate ancora sempre la voce, sentite che dovrei parlare un po' così perché una cioè, mi è crollata la voce, mi sono venute a mancare le note, mi mancano un po' le note basse. Cioè sì, le note basse in un certo senso, come nella musica. Allora, cosa stavo dicendo? Allora, non entro tanto e non mi interessa neanche. Io ho fatto un mio percorso molto personale, sono partito, come tutti sanno, da Lisa Morpurgo, cioè tutti sanno, forse no. Cos'è tutto questo rumore adesso improvvisamente qua fuori? Qui ci sono sempre dei rumori incredibili, stranissimi. Santi Dio. Comunque, sono partito da Lisa Morpurgo quando ero veramente piccino, adesso che oramai sono vecchio e decrepito, neanche tanto, però diciamo scherzo, no? Però il tempo passa, il tempo passa, eh. Il tempo passa per tutti, per belli e per brutti. E che cosa, qual è la questione? È che niente, io ho fatto un mio percorso che è partito da certi manuali, però sapete, io non è che ho fatto l'università dell'astrologia, la scuola, questo, quell'altro, frequentato e poi mi confronto con, come si chiama, Lidia Fassio, quell'altro, piripipiripa, cioè tutta sta gente così, no? Tutti bravissimi, io non lo so, vedete un po' voi. Cioè, questo è un canale, potete attingere da questa fonte oppure, insomma, attingere da questa, da quella, da quell'altra oppure cancellare, insomma, non guardarmi. Ma figuriamoci, io porto avanti il mio discorso. Ora, per me l'astrologia, allora, da una parte è importantissima e dall'altra nella mia vita ho tante altre cose a cui pensare. Non dico per forza solo cose pratiche, ma anche da un punto di vista intellettuale. Ci sono cose che mi interessano tantissimo, anche di più in un certo senso, cioè l'esistenza in generale,
la filosofia, cioè, ma quando si parla poi di filosofia, attenzione, perché questo è il canale, qui parlo di magia ai tempi della filosofia, no? Quando dico filosofia non vuol dire una materia scolastica, non è quello, è il ragionare, il riflettere costantemente sull'esistenza. Questa è una cosa che io faccio da sempre. Ora, l'astrologia è un aspetto importante, anche che risalta per certi motivi, importante, cioè, sicuramente importante, ripeto, sto un po', scusate, incartando, per me non è, cioè, io non è che sono, passo la mia vita a fare oroscopi, questo sì, a spiegare temi natali, ma la mia vita è fatta di tante altre cose. Ora, l'astrologia, ripeto, è una parte della visione esistenziale filosofica da parte mia, e questo è forse la cosa principale che va detta, cioè l'astrologia è un elemento, un dispositivo che va inserito all'interno di un quadro molto più ampio, tanto per cominciare. E questo è anche molto importante, sapete perché? Allora, una prima cosa che mi viene in mente, cioè, vado un po' a ruota libera perché non è che mi sono studiato questo video, quindi vado a braccio. Allora, una prima cosa che mi viene in mente è che molte persone possono pensare, beh, faccio l'astrologo, mi occupo di astrologia. Ora, certamente si può fare, poi spiego meglio, secondo me, cosa si può fare e cosa non si può fare. Però l'astrologia va inserita in un contesto. È come uno che ne so, suona la chitarra, certo può suonare solo la chitarra, però probabilmente poi vuole suonare in un gruppo, in una band, o vuole insomma suonare la chitarra per poi cantare, fare delle canzoni, può esserci un'orchestra a Sanremo, oppure eccetera eccetera. Insomma, ogni cosa ha un suo senso all'interno di un contesto più vasto. E per quel che mi riguarda, l'astrologia, che io racconto qui in particolare, assume un particolare significato, ha un suo senso dal momento che si relaziona con tante altre cose, con una visione molto molto più vasta. Io parto da altri lidi per arrivare qui all'aspetto dell'astrologia, che comunque è importantissimo, ma non verrebbe nutrito, cioè sarebbe un po' povero, sarebbe un po' grigio se fosse solamente così. C'è tanta gente che è fissata con l'astrologia. Io devo dire la verità, chi è fissato solo sull'astrologia, naturalmente mi va bene, perché io se parlo qui di astrologia, se la gente è fissata e mi guardate, perché siete, va bene, cioè è una possibilità, non c'è niente di male, figuriamoci, no? Non è che uno, perché è fissato su una cosa, c'è qualcosa di negativo, però la realtà non è l'astrologia. Allora, è interessante il fatto che esista gente che pensa che sia una stupidaggine, una cazzata, una baggianata, tanti filosofi, gli scienziati, il pensiero comune, eccetera eccetera, e poi c'è gente che pensa che tutto si può inquadrare, inscatolare, comprendere con l'astrologia. Ora, bisogna trovare una via di mezzo. L'astrologia è uno strumento potente, sicuramente, per chi lo capisce, per chi ci entra, senza pregiudizi, precomprensioni del cavolo che hanno tante persone. Una volta che ci sei entrato, capisci che, tra l'altro, a me non interessa, no? Se hai dei pregiudizi, peggio per te, ti sei perso qualcosa, no? Non hai capito la bellezza di, come non so, non capire la bellezza di certi quadri, oppure la musica classica mi fa schifo, il che è un fatto di gusti, naturalmente, però se riesci ad apprezzare la musica classica godi molto, riesci ad assorbire un sacco di cose, sensazioni che non puoi avere dalla musica pop. Poi la musica pop dà altre cose, ma viceversa, effettivamente, uno dice, ma la musica pop fa schifo, no? Perché io ascolto solo musica classica. Lì sono tutte delle preclusioni, dei muri che si creano, e poi non si arriva a trovare il tesoro, tanti tesori che ci sono nella vita. Quindi l'astrologia certamente ha un grandissimo valore.
per me all'interno di un discorso più ampio. Certo, qui io sono concentrato particolarmente su questo, non ho deciso di fare un canale filosofico, non ho deciso di fare un canale in cui parlo di altro. Tengo conto di questo perché mi sembra interessante per tanti motivi, anche perché conosco molto bene l'astrologia, ok. Ora, il mio percorso è lungo. Il mio percorso, quando mi si chiede come hai fatto, allora, io sono partito da Lisa Morpurgo, poi mi dici, si può dire, ah, tu sei morpurghiano, per me non esiste morpurghiano, quello o quell'altro. Per me esiste l'astrologia. Poi lo so che ci sono varie scuole, bla bla bla, sono le solite storie, no? Qui non so quello, quell'altro, insomma, mille cose. Per me esiste l'astrologia e basta. Poi sì, naturalmente è chiaro, da un punto di vista analitico si potrebbero fare delle differenze, però o si capisce o non si capisce. Come dice Massimo Donà, che è un filosofo che insegna all'Università di Milano Vita, Salute, San Raffaele, che ogni tanto si occupa anche di magia, anche se no non so se creda nell'astrologia, non so, tendo a dubitare, però poi forse potrebbe sorprendermi. E potrebbe succedere che capisco che creda nell'astrologia, d'altra parte il suo collega Massimo Cacciari ci crede. Cosa dice della magia? Perché ha fatto anche un libro che si chiama Magia e Filosofia, questo è molto interessante, tutto visto da un punto di vista, cioè un punto di vista filosofico. Ora, lui dice la magia è una pratica. È una pratica, ecco, per me è una pratica. Qui c'è proprio, se volete, la Vergine, qui siamo sempre in ambito astrologico, quindi un po' un cane che si morde la coda, cioè io parlo di me in quanto Vergine, tenendo conto di questo elemento magico, pensiero magico. Cioè, per me è una tecnica, è una tecnica. Allora, se funziona tecnicamente quello che io penso, bene, se non funziona, e allora ci sono le varie teorie, ci sono varie teorie, no? Voi lo sapete, insomma, stiamo qui a elencarle, ci sono teorie varie, no? Di modi diversi di approcciare l'astrologia. Ora, se per me sono un po' flebili o deboli quelle teorie, oppure non mi risaltano come funzionanti, non mi servono per spiegare ad una persona il suo tema, il suo mondo interiore, le lascio perdere, non mi interessano. La magia è una pratica. Pensate all'alchimista con i suoi alambicchi, cerca di trasformare il piombo in oro. È questo che... Quindi l'astrologia è una pratica. Quindi i bla bla bla... Sì, ok, ma infatti del resto questo canale è tutto un bla bla bla, anche io sono, è tutto un bla bla bla, naturalmente cosa dobbiamo fare? Usiamo la parola, sono 6 anni che continuo a raccontare delle cose, però se per bla 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 non intendo il fatto di fare dei discorsi, se tutto è un discorso, è questo, può essere anche quest'altro, poi ti insegno quest'altra cosa, eccetera, diventa un bel casino. Del resto l'astrologia non è esattamente come la filosofia, per esempio, che Nietzsche dice così, ok, e nega Platone, va bene, come la mettiamo? Il filosofo sta lì a ragionare su questa cosa anche forse tutta la vita. Heidegger tra l'altro nega pure Nietzsche volendo, e poi non so, attualmente Carlosini, che è molto vecchio, volendo nega tutti quanti, anche Heidegger, no? In un certo senso. Quindi la filosofia è fatta di tante sfaccettature e puoi prendere in considerazione la vita da un certo punto di vista oppure da un altro. Ora, l'astrologia non è tanto così, perché non è come Heidegger che dice siamo qui gettati, la gettatezza, oppure Platone che dice ci sono le forme, ma diciamo che in un certo senso la filosofia, pur essendo estremamente logica, e parte proprio dal logos, cioè dal ragionamento, dal pensiero, però alla fine è tutto una narrazione, no? Che è possibile, non è possibile, insomma, se poi la vuoi, insomma, la filosofia parla della realtà, ogni filosofo vorrebbe raccontare la realtà in toto, dire cos'è questa esistenza, ma ci devi anche credere. A un certo punto diventa quasi un po', devo dire la verità, come una religione, vagamente. Cioè, un po' sì, nel senso che
Emanuele Severino, che parla del fatto che il tempo è immobile, come del resto lo pensa anche Einstein e in generale tutta la fisica, a parte che ce lo dice anche la fisica, però bisogna crederci anche, in definitiva, nonostante tutte le argomentazioni. Oppure potresti pensare che il tempo invece, che noi siamo liberi, no? Come pensava Heidegger, come hanno pensato gli esistenzialisti, come ha pensato Sartre in modo particolare, in un modo anche estremo. Quindi ci sono molti... Invece l'astrologia parla di te, parla della persona. Ora, è vero anche che, se prendiamo un'altra tecnica, cioè la psicanalisi, anche lì si parla della persona. E potreste dirmi, vabbè, però ognuno ha un approccio diverso, verissimo, assolutamente. Cioè, gli psicanalisti sono tutti diversi, fanno scuole diverse, uno può essere un po' più freudiano, l'altro lacaniano, l'altro guarda un certo tipo... Ci sono tante possibilità di affrontare l'individuo, ci sono tanti modi di affrontare l'individuo psicanaliticamente. E poi ogni individuo ha il suo modo, ha la sua persona, questo naturalmente, ma questo è vero anche nell'astrologia, ci sono modi diversi di approcciarsi. Però vi dirò, per certi versi, io trovo che l'astrologia, allora, da una parte, sia anche molto scientifica, cioè è anche una grande macchina complessa, è un ragnatelo, sapete che si può dire anche ragnatelo, non solo ragnatela, però è poco comune, no? Non si può, non è che si dice, però mi piace ragnatelo. Comunque è una macchina complessa, che è quella che è un po' come il codice genetico, cioè i geni che hai sono i geni che hai, sono quelli, non è che sono altri. Quindi se hai quei geni, hai quei geni. Certo, poi per quel che riguarda la genetica bisogna sempre ricordare che i geni interagiscono con l'ambiente circostante, poi passa il tempo e possono cambiare delle cose, anzi cambiano. Questo ce lo raccontano proprio i genetisti, perché il nostro modo di rapportarci alla realtà, alla vita, alle persone, eccetera, fa cambiare tutto quanto. Ok, però quello che voglio dirvi dell'astrologia, che non... se uno... Allora, qui ritorno un po' al discorso, non voglio approfondire perché poi naturalmente poi tutti quelli delle scuole si incazzano, ma che si incazzino, o comunque insomma, ma che stiano tranquilli soprattutto, nel senso che ognuno deve fare quello che gli piace, quello che pensa che sia giusto. Io, sapete, sono a favore di qualunque... di tutto in un certo senso, cioè io non ho niente contro, in realtà, contro le scuole, ma penso probabilmente che lì si insegnano mille cose diverse, tipo università, ma se io vado all'università a studiare filosofia è una cosa, se studio letteratura è un'altra cosa, posso studiare Carducci o posso studiare Manzoni o posso studiare qualunque altra cosa, ma sono cose diverse fra di loro. L'astrologia è l'astrologia, in fondo ha qualcosa di un po' monolitico, no? Volendo, no? Come il avete preso il monolite di Odissea nello spazio 2001. Ve lo racconto così, ma un po' come sensazione, perché certo ti puoi approcciare in modi diversi, però fondamentalmente è quella che è. E ha una sua complessità, naturalmente, bisogna capire questa macchina. Ora, detto questo, perché... questo lo dico a favore dell'aspetto pratico, cioè l'astrologia deve servire per spiegare gli eventi, le persone, ma non tanto per fare i profeti, no? Questa è una roba un po' un po' una baracconata, no? Volendo anche, sì, puoi dire, però quello non è così interessante. Quello poi è ciò che anche un po' rovina l'astrologia. Paolo Fox stesso, che chiaramente è bravo, trovate bravissimo, però dice ogni giorno succederà questo e quest'altro, e se hai in mente che l'astrologia sia la previsione del futuro, ma l'astrologia soprattutto conosci se stesso, gnotis auton e i tuoi limiti. Questa è la cosa fondamentale, conosci te stesso, questa è l'astrologia. E poi certo dal conoscere te stesso sorge il futuro, sgorga l'orizzonte, è così. Ora, l'astrologia è tutto questo. L'astrologia è tutto questo, certo, gnotis auton, conosci te stesso.
Ora, sono un po' perso il filo. Cosa volevo dirvi a proposito sempre dell'astrologia? Perché questo discorso è proprio legato all'astrologia. Sì, che va bene, poi ogni astrologo naturalmente avrà il suo stile, il suo modo, ma naturalmente è inevitabile, perché non è che esista una soggettività assoluta, ma in niente, ma possiamo dire neanche nella scienza in realtà, in un certo senso. Anche se la scienza pretende di avere soggettività, cioè, scusate, oggettività ce l'ha anche, proprio come processo, come si può dire, dinamica, come progetto, quello che sta succedendo, quello che fa lo scienziato in Giappone, nelle sue provette, oppure con una macchina, oppure fa un esperimento, deve funzionare anche in Australia. Negli Stati Uniti, e se funziona dappertutto nello stesso modo, allora siamo sicuri che. Allora, c'è il metodo scientifico, certamente, ma l'astrologia è così anche, dovrebbe essere tendere ad essere, tendere addirittura ad essere sempre uguale. Naturalmente non è così, e lo sappiamo perché. Allora, qui c'è l'astrologo che è fissato. Ne conosco uno con tutta il vecchiume delle cose passate. Nel passato dicevano così quello, quell'altro. Vado a cercare libri polverosi e ragnatelosi, pieni di muffa. Vado a cercare cose che dicevano una volta. Il passato, il mondo arcaico, bla bla bla, i babiloni, Ermes, Trismegisto. Ok, c'è tutto un modo così. Poi a dipendenza del tuo carattere, proietti, no? Proietti sull'astrologia anche sugli altri. Se sei pessimista, io questo l'ho visto in tanti astrologi, e poi tanti pessimisti, tanti astrologi sono sfigati, ma siamo tutti un po' sfigati, anche io no, per dire, no? Siamo tutti su questa barca che affonda. Quindi se sei sfigato, se sei triste, se. Proietti la tua sfiga sugli altri e dici: ah sì, andrà così, sarà terribile. E ci metti quella briciola, quella scintilla, quel tipo di energia, no? Negativa. Invece lo puoi vedere anche in un altro modo. La soggettività naturalmente cambia la questione. Diciamo che è vero anche che l'astrologia, pur avendo un valore, io direi fondamentalmente oggettivo, non lo è mai del tutto. Perché poi è un fatto dialettico, cioè io spiego a te il tuo tema natale e lo spiego dal mio punto di vista, naturalmente usando uno strumento che in sé è uno strumento e utilizzando una visione che in sé dovrebbe essere oggettiva, e lo è, ma te la dico interpretandoti la cosa a modo mio, secondo i miei parametri. È semplice capire questo. Basta prendere un libro che leggiamo tutti, basta prendere un Harry Potter, l'hanno letto tutti quel libro lì, prendiamo il primo, tutti hanno letto il primo libro di gli altri, tutti l'hanno letto, ma ognuno ci ha ricavato delle cose. Certamente la storia è quella, se dico che qual è un ti chiedo, ma cosa racconta? Mi racconti quello che c'è in la storia, però le sensazioni, le paure, le impressioni che hai avuto, oppure hai visto quelle sono personali, i dettagli, le cose, deduzioni, congetture, è tutto un mondo di congetture, no? Questo si vede molto bene anche proprio qui in rete, in YouTube, le persone che parlano di serie TV e film. Io ne parlo spesso perché anche le seguo queste persone, che sono. È tutto un parlare che un analizzare intelligente. Che parte da una base, diciamo, fra virgolette, solida, perché se parli di un film, parli di un film, e il film è quello. Ma puoi dire tantissime cose di un film, no? Adesso, lasciamo da parte il fatto che si parla anche di trailer, teaser, cioè di qualunque cosa. Ma prendi una serie TV, oppure di congetture, perché la serie TV è in corso, cosa succederà? Secondo me succederà questo, eccetera. Ok, oppure cosa succederà nel prossimo film di Spider-Man? Ok, ma una volta che una cosa è fatta. Comunque si riesce a parlare all'infinito, a dire no, è un flop, oppure no, il top, no, è bello, è brutto, no, fa schifo, questo no, e questo cosa, no, qui c'era un errore, cioè si possono dire un milione di cose, quindi c'è sempre c'è una cosa, ma la cosa è sempre perturbante, del resto questo è un problema filosofico, perché la cosa è
la cosa è ciò che c'è, è più filosofico di tutto. Uno pensa che la filosofia è metafisica, anzi si pensa bene, perché la metafisica non vuol dire qualcosa di astratto, la metafisica è l'origine, cioè sarebbe la spiegazione delle cose concrete, questa è la metafisica, quindi la metafisica si rivolge alle cose concrete. La filosofia guarda alle cose, vorrebbe sapere ontologicamente, come si dice, cos'è ontologia vuol dire essere, cos'è l'essere della cosa, cioè la fenomenologia ciò che appare, l'ontologia ciò che è. In realtà la filosofia si occupa della realtà profondamente, molto più di quello che il senso comune possa pensare, ed è un grosso problema cos'è la cosa. Quindi non voglio neanche così ridurre il discorso dell'astrologia a qualcosa di troppo elementare, perché se no uno può pensare vabbè è lì oggettivo, fermo e così, no, cambia a dipendenza, è vero, di colui che riguarda. Se uno è triste ti proietta addosso la tristezza, se uno è allegro ti dice, a parte che secondo me qua, la maggior parte degli astrologi sono tutti pessimisti e piuttosto negativi. Io ho questa sensazione, è una sensazione che ho indirettamente, perché io, sapete, non li frequento, però da quello che vengo a sapere da altre fonti, cioè, secondo me c'è tutta la spiegazione un po'. E poi c'è anche il fatto di essere un po' raffazzonati, cioè nel senso che di non sapere fino in fondo come stanno le cose, di pensare di poter fare l'astrologia così come se niente fosse. Ora, una cosa importante che voglio sottolineare è che l'astrologia, è vero, è un tema difficile. Allora, da una parte perché la macchina è estremamente complessa, e questo forse va ulteriormente sottolineato, e poi perché non basta essere solamente lettori di questa macchina. Ora, per quel che riguarda il pensiero magico, l'astrologia è lo strumento principe. Esiste anche la cartomanzia, esistono anche la lettura del fondo dei fondi di caffè, ma volendo, insomma, ci sono tante cose, no? Insomma, i riti magici, no? Così, no? Per allontanare, insomma, vedo tante cose. Ma il fatto è una cosa, che praticamente quasi tutto quello che c'è nel pensiero magico è veramente magico, cioè è soggettivo, nel senso che non si ha una prova, no? Se io faccio un rito magico, ma a meno che proprio, insomma, faccio proprio, sono un mago, proprio tipo, cos'è, faccio il voodoo e quello muore veramente, perché, cioè, ma, potrebbe anche darsi, però... Insomma, generalmente non è che si approva, insomma, oppure dico allontano la sfiga facendo questo rito, o attiro la donna della mia vita facendo... Ma sono tutte cose un po' nel fumo. Anche i tarocchi, volendo, eh. Ora, io i tarocchi, devo dirvi la verità, li utilizzo e vengono fuori anche delle cose molto belle, molto interessanti, no? Eccoli qua, i tarocchi, vedete? Tra l'altro la mia amica Rada, con cui ho fatto anche un video, lei fa dei video molto 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 belli, molto raffinati, poi tra l'altro lei proprio dipinge, ha fatto, io non, veramente mi chiedo quasi come faccia, perché è veramente bravissima, perché lei è un'artista, insomma, ha studiato pittura, arti visive, eccetera, lei insomma cioè prende la carta e la ridipinge, la ridisegna tutta su un foglio gigante. Poi la spiega molto bene, adesso insomma ha dei video qui in rete, Rada, però dovete trovare come Opale di Fuoco, la trovate come Opale di Fuoco, e poi adesso fa anche dei consulti. Ora, i tarocchi funzionano, funzionano, anche questo sarebbe un altro discorso, però i tarocchi non è che in sé, è un discorso complesso, perché la cosa che conta di più non è neanche tanto, cioè non c'è una macchina, sì c'è una macchina, ma questo io l'ho capito molto bene, e io infatti i tarocchi li ho imparati così, come grazie a Italo Calvino, leggendo il Castello dei Destini Incrociati, in cui lui usa i tarocchi come macchina narrativa, secondo me non pensando per niente all'aspetto magico, figuriamoci, naturalmente avendone consapevolezza, mica era scemo, anzi, era di un'intelligenza straordinaria, secondo me il più grande scrittore italiano di tutti i tempi. A parte Dante, vabbè, ma diciamo, Dante è il fondamento, è un'altra cosa, ma di quelli, diciamo, un po' più contemporanei, diciamo, prenderei Italo Calvino.
Ora, io ho imparato lì. Ora, i tarocchi. Allora, non è tanto il tarocco che ti dice, ma se è il medium, è il medium. Naturalmente questo vale anche nell'astrologia che conta la persona conta sempre. Però nei tarocchi conta totalmente il medium, è evidente. Perché non, allora, se no, allora chiunque, no? Adesso io tiro fuori una carta, vengono fuori gli innamorati. Ora, forse questo ha un significato, no? Del resto io uso i tarocchi. E quindi io sono anche un po' un medium, volendo, no? Anche, perché no? Cioè il medium è colui che fa da ponte fra una realtà e l'altra, e quindi il fatto che io tiri fuori questo vuol dire che forse questo video ha questo significato, no? Di relazione con qualcuno. Del resto questo, il video è relazionale, quindi mi sembra come minimo giusto, no? E poi anche il fatto di c'è una persona e ce n'è un'altra. Quindi ci si muove, in questo caso specifico vuol dire che io mi muovo tra una persona e l'altra, perché io mi rivolgo a voi che io non vedo, no? Diciamo, questo è il grande problema di... No, è un grande problema. È la dimensione, no? Lo scenario, anche un problema, volendo, dello scenario di colui che si espone e non sa chi lo sta guardando. Gente che ti odia, gente a cui piaci, gente che ti... eccetera, che pensa delle cose ma non te le dice, ti mette i like oppure i dislike, ma tu non sai perché. E questo è tipico di colui che si espone, è inevitabile. Soprattutto in YouTube dove non c'è, non sai l'altro chi è. Mentre a teatro, oppure se tu vai, se fai un teatro, oppure se fai un concerto, sai che vengono fondamentalmente le persone che ti apprezzano, quindi più o meno sono tutti fan. Però c'è sempre il fatto del tu sei sul palco e c'è qualcuno che ti guarda e c'è il mistero di chi ti guarda, questo è tipico da prima casa. Vabbè, adesso non vorrei dilungarmi. Comunque, vedete, questa carta dice così. Ora, certo, ma questo lo può fare chiunque, da una parte, tutti, lo puoi fare te. Potete fare tutti, tirate fuori una carta a caso, no? Ma non lo dico per sminuire la cartomanzia o chi è cartomante. C'è chi ha un talento maggiore, questo è sicuro. Però, sapete, voi potete fare anche la bibliomanzia come spiegano quelli di Tlon, Mauro Biancitano e Andrea Colamedici. Cioè, voi potete prendere un libro qualunque e insomma, aprirlo e guardare cosa c'è scritto. Per esempio, insomma, io apro questo, magia tecnica, apro a caso, prima avevo guardato un'altra cosa che era molto interessante e guardi la prima cosa che c'è. Ora, è strano che dei filosofi, perché quelli sono dei filosofi, in questo libro, dov'è questo libro? Ce l'ho da qualche parte, però leggetelo, no? Com'è che si chiama già? Ha un titolo proprio filosofia vita mia, no? Non ha questo titolo. Prendila con filosofia, penso che sia prendila o prendetela, insomma, prendila con filosofia. Insomma, che è un libro interattivo, no? Ora, questo fatto della bibliomanzia, poi tra l'altro tra Andrea Colamedici e Maura Gancitano, che poi sono marito e moglie, c'è anche mi sembra un leggero dissidio su questa questione, nel senso che Maura pensa che sia una sorta di gioco, no? Mentre il marito pensa no, che non è veramente un gioco, perché il libro ritaglia, è il tempio, templum, no? È il luogo dove si ritaglia, come nel passato c'era il tempio che era aperto sopra e passavano anche gli uccelli, per esempio, e tu guardavi il volo degli uccelli all'interno di quel quadrato e ne traevi qualcosa, cioè ciò che appare nel quadrato in una sezione precisa che tu decidi che sia magica o che abbia un valore sacro, assume un suo valore ben preciso. Tempio, templum, contemplare, no? Contemplo qualcosa che appare. È libero anche così, ogni pagina, ogni riga, ogni paragrafo. E quindi c'è qualcosa veramente. Qui, naturalmente, lì anche loro sono lì in bilico fra magia e filosofia. Per esempio, questo libro è stato pubblicato da loro, vedete? Tlon, vedete che c'è il loro marchio, Tlon. Si chiama Magia e Tecnica. Un libro che è abbastanza noioso, Federico Campagna, che promette bene, però che è un po' noioso dal mio punto di vista.
anche se poi vale la pena leggerlo, perché poi qua e là ci sono delle cose anche piuttosto interessanti. Si va proprio a caso. A questo punto, tuttavia, dobbiamo affrontare una questione che sta diventando sempre più urgente. Quale sarà, secondo Cassirè, miti e simboli, si riferiscono, beh, vedete che qui naturalmente ho preso un libro che comunque riguarda, non è che bisogna prendere libri qualunque, voi potete farlo questo anche, e si riferiscono la bibliomanzia, cioè aprire un libro a caso e puntare il dito e vedere cosa c'è scritto, leggere qualche frase, la frase. Allora, si riferiscono, cos'è che, secondo Cassirè, miti e simboli si riferiscono primariamente all'apprensione emozionale del mondo da parte dell'uomo e perciò sono emozionalmente funzioni dell'epistemologia. Ah, ok, sì. Per Jung essi hanno a che fare con le fondamenta più profonde dell'inconscio collettivo e perciò vanno considerati come elementi psicologici. Vabbè, qui mi si sta parlando di questo, ma d'altra parte ho preso un libro che assomiglia molto a quello che sto raccontando adesso. Qui si parla di epistemologia, cioè che i simboli hanno a che vedere con l'aspetto della ragione, mentre per Jung hanno a che vedere con il mondo dell'inconscio, sono due cose diverse. No, vabbè, questo libro, adesso dicevo che è un po' noioso, però in realtà ci sono delle cose anche interessanti. Non so perché dico che non, perché un po' è anche un po' noioso, però se lo leggi, lo leggi con pazienza, poi... Comunque, la bibliomanzia è una cosa che si può fare. Cioè, punti il dito... così come puoi leggere i fondi del caffè. Per esempio, se andate a vedere Opale di Fuoco, la mia amica, lei ha fatto un video sulla lettura dei fondi di caffè. Quindi, ha fatto un video in particolare, che dovrebbe averlo fatto, no? La lettura dei fondi di caffè. Ora, bibliomanzia, che si usava tantissimo nel passato. Ma sapete, vi devo dire che la bibliomanzia funziona, per certi versi. Però non bisogna esagerare. E io non so come spiegarvi, perché se voi ogni quarto d'ora interpellate il libro, oppure i tarocchi, oppure come faceva la mia amica che adesso non... che diceva continua a guardarli, adesso no, adesso basta perché continua a guardare tarocchi, oppure non so, i fondi del caffè, volendo, insomma, se esagerate ad un certo punto c'è tutto il contrario di tutto. Ora, naturalmente, tutte queste pratiche da un punto di vista razionale, pensiero calcolante, della scienza, di Odifreddi, di Piero Angela, di tanti filosofi, sono tutte delle bagianate, delle cazzate, delle stronzate immense, ma anche l'astrologia è una stronzata immensa, per la scienza, ma figuriamoci. Quindi, siamo in quell'ambito lì. Però bisogna anche un po' differenziare. Io differenzio l'astrologia da tutto il resto perché l'astrologia è la chiave più precisa, più chiara, è una mappa. Ora, le carte pure sono una mappa, però lì è molto importante il medium. La bibliomanzia, sei tu che sei il medium, no? Non c'è neanche più bisogno di un altro, sei tu che apri il libro a casa, o anche per strada, e punti il dito su una certa situazione. Proviamo ad aprire un manga, questo, a caso, viene fuori, addio adorati figli! Anche il manga è un libro, non so cos'è. Addio adorati figli, vuol dire che me ne devo andare, probabilmente. Addio adorati figli. Comunque voi non siete figli miei, ma forse in un certo modo, no? Così, metaforicamente, per chi mi segue. Addio adorati figli, chissà cosa vorrà dire. Potrebbe significare qualcosa anche di questo. Provate, potete fare questo esercizio. Fondi di caffè forse è un po' più difficile, però se guardate un libro, questo sì, oppure i tarocchi, oppure i Qing, sapete anche i Qing. Ora, sono tutti metodi di divinazione. Che comunque devono servire non tanto per sapere cosa succederà, ma anche per gestire bene, sono uno spunto, sono un suggerimento,
Sono stimolanti questi messaggi che arrivano dall'ignoto, dall'inconscio. Ecco, l'inconscio naturalmente è il discorso fondamentale di questa questione. Tutte queste questioni hanno a che vedere con l'inconscio, hanno a che vedere con il sacro, inteso come si intende in filosofia, cioè il pre-razionale, e quindi hanno... Ora, ognuna di queste discipline meriterebbe un suo discorso, per occhi che pure hanno valore, dicevo, lo può fare chiunque, no? Però c'è anche chi naturalmente può essere più bravo per qualche motivo. Però sapete, è che potete basare la vostra vita sui tarocchi, almeno non dal mio punto di vista. Mi sembra un po' una cosa assurda. Del resto, se fate statistiche, eccetera, vedrete che, insomma, non è che quello che vi dicono i tarocchi mi ama, sì sì, ti ama ancora e poi non ti cagherà mai. Oppure succederà che otterrò quel posto di lavoro? Sì, sì, e poi sapete, è un po' così. Cioè, il futuro è sempre, ma è meglio, sapete, che il futuro non sia chiaro, no? Noi vogliamo sempre sapere le cose in anticipo, abbiamo bisogno di un grande controllo, vogliamo libertà, ma vogliamo essere anche prigionieri di che cosa? Di cose chiare che sono già lì pronte, preparate, preconfezionate. Perché siamo insicuri, perché abbiamo paura, perché vogliamo prepararci, ma è normale, anche io sono così come tutti. Vorremmo sapere, ma vorreste veramente sapere tutto? Vorreste sapere la vostra vita, il giorno della vostra morte? Vorreste sapere tutto il percorso che farete prossimo? Non lo so, sì, qualcuno forse sì. Io, per esempio, a me andrebbe benissimo sapere, cioè per me va bene sapere quando muoio, ma oppure sapere delle... Però, insomma, qui si oscilla, si oscilla. Poi c'è il discorso del libero arbitrio e qui diventa... Quindi comunque siamo nel campo della divinazione. Tarocchi servono... Però anche i tarocchi possono servire per dire la situazione attuale. Cosa stai vivendo, le tue relazioni, questo... Comunque hanno valore, hanno valore. Non è che non hanno valore. Secondo me hanno valore. Naturalmente ci vorrebbe un video, l'avevo già fatto, insomma, credo. Però, insomma, qui accenno. Poi c'è il discorso della bibliomanzia che è molto interessante. Fatelo adesso, no? Prendete un libro... che sia un po' denso, no? Non proprio... Io ho preso il manga, si possono prendere anche i manga, eh? Cioè, vabbè, perché io sono fatto così, poi qui un sacco di manga, prendiamone un altro, apriamo a caso, ma... qui dice, allora, le vedi? Non lo so cosa che cos'è, allora le vedi, questo già mi sembra interessante, allora le vedi, vabbè, insomma, non è che bisogna continuare a consultare perché sennò ci si perde dentro queste cose, però insomma tutto questo è magia. Ora comunque l'astrologia, quello che ha, che è proprio una mappa e che è in comune con tutti gli astrologi, perché anche l'astrologo più diverso da me, Paolo Fox, oppure quell'altro, adesso io ne mente uno molto che sta lì a guardare tutte le, va nelle biblioteche polverose, piene di ragnatele ammuffite, ad aprire libroni che spaccano ingialliti, a leggere delle cose antiche, lo dico un po' scherzando, cose, e gli piacciono tutte quelle cose lì, arcaiche, ma in realtà abbiamo in comune il fatto che abbiamo l'astrologia in comune. Poi è chiaro, ci sono delle differenze, vero? Che possono confondervi le idee, perché ci sono idee diverse, cioè, i morpurghiani, voi che pensate a X, a Y, vabbè, ok. Per me questo non è neanche un... per me questa è una sicurezza, però capisco anche che si possa dire ci sono delle differenze. Ok, oppure c'è quello pessimista, avevo il mio amico, astrologo pessimista, che se io dicevo, beh... lo scorpione è un segno d'acqua, possiamo paragonarlo a un acquitrino, cioè a uno stagno. Lui dice, beh, possiamo paragonarlo anche a una fogna. Vabbè, ok, vedete l'interpretazione, cioè una fogna, vabbè, la fogna è lo schifo. No, un acquitrino, no? Ci sono anche le ninfee, ci sono le libellule, cioè non è una cosa schifosa, cioè una cosa... Vabbè, cosa devo dire? Insomma, ognuno così. Però l'astrologia comunque è una mappa. E bisogna imparare ad usarla. È come imparare a suonare uno strumento. Non è così facile. Allora, tutti possono imparare. Tutti possono imparare. Lo dico anche tenendo conto di una conversazione fatta con un'altra persona che è come dire, vabbè, io voglio imparare a suonare il pianoforte. Sì, ok, vado dal maestro e imparo. Allora, se impari da piccolo, meglio. Prima inizi, meglio è. Ok.
Oppure voglio suonare la chitarra, ma io per esempio, io so suonare un po' la tastiera, no? Ho composto anche delle canzoni. Ultimamente devo dire che quando canto, non prendetemi troppo sul serio, a volte posso cantare bene, a volte non voglio veramente cantare. Canto così, cioè nel senso che, per modo di dire, però volendo impegnarmi posso anche riuscire a cantare abbastanza bene, dipende dai momenti, è un fatto psicologico. Lasciamo perdere. Comunque, se io per esempio ho una chitarra che mi è stata regalata, se io voglio suonare, cioè, una canzone, cioè, cosa faccio? Posso fare tre accordi, la canzone del sole di Battisti, no? E bionde trecce, com'è quella canzone? Insomma, quella canzone lì noiosa, no? Cioè, a me Battisti purtroppo non piace. Comunque, è di una tristezza terrificante. Lo so che piace a tutti, ma qui controcorrente a me non piace. Era dei pesci, ma è tutto un piagnucolio, e poi questi testi, cioè il tempo di morire, cioè, insomma, a me mi viene l'angoscia, no, per sentire queste canzoni. Vabbè. Comunque, la canzone del sole, tre accordi, canzone detestata dai chitarristi, perché i chitarristi, se insegnano questa roba,